Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 18 dicembre 1920, 25 dicembre 1920 e 10 gennaio 1921. Mio dolce Gesù, mentre sono avvinta a te, voglio attestarti il mio amore, la mia gratitudine, tutto ciò che la creatura è in dovere di fare, per aver creato la nostra Regina Mamma Immacolata, la più bella, la più santa, un portento di grazia, arricchendola di tutti i doni e facendola anche nostra madre, e questo lo faccio a nome delle creature passate, presenti e future.
Voglio prendere al volo ciascun atto di creatura, parola, pensiero, palpito, passo, ed in ciascuno di essi dirti ti amo, ti ringrazio, ti benedico, ti adoro per tutto ciò che hai fatto alla mia e tua celeste mamma. Gesù ha gradito il mio atto, ma tanto che mi ha detto, figlia mia, con ansia aspettavo questo tuo atto a nome di tutte le generazioni. La mia giustizia e il mio amore ne sentivano il bisogno di questo contraccambio. Perché grandi sono le grazie che scendono su tutti per avere tanto arricchito la mia mamma, eppure non hanno mai una parola, un grazie da dirmi. Trovandomi nel mio solito stato, mi sono trovata fuori di me stessa, insieme con Gesù. Facevo una lunga via e in questo cammino, ora camminavo con Gesù, ora mi trovavo con la mamma regina. Se mi scompariva Gesù, mi trovavo la mamma. E se scompariva la mamma mi trovavo Gesù. In questo cammino molte cose mi hanno detto. Gesù e la mamma erano molto affabili, con una dolcezza che incantava. Ho dimenticato tutto, le mie amarezze e anche la loro stessa privazione. Credevo di non più perderli. Oh, com'è facile dimenticare il male davanti al bene. Ora, all'ultimo del cammino, la celeste mamma mi ha preso in braccio, io ero piccina piccina, e mi ha detto, figlia mia, voglio corroborarti in tutto. E pareva che con la sua santa mano mi segnasse la fronte, come se scrivesse, e vi mettesse un sigillo. Poi, come se mi scrivesse negli occhi, nella bocca, nel cuore, nelle mani e nei piedi. E poi vi metteva il sigillo. Io volevo vedere ciò che lei mi scriveva, ma non sapevo leggere quello scritto. Solo alla bocca ho visto due lettere che dicevano annientamento di ogni gusto. Ed io ho subito detto, grazie, oh mamma, che mi toglie ogni gusto che non sia Gesù. Volevo capire altro, ma la mamma mi ha detto, non è necessario che tu sappia. Abbi fiducia in me, ti ho fatto ciò che ci voleva. Mi ha benedetto ed è scomparsa e mi sono trovata in me stessa. Effetti prodigiosi del Fiat divino pronunciato da Maria. Il primo sì nel mio Fiat l'ho chiesto alla mia cara mamma e, oh, potenza del suo Fiat nel mio volere. Non appena il Fiat divino si incontrò col Fiat della mia mamma, se ne fecero uno solo. Il mio Fiat la innalzò, la divinizzò, la adombrò e senza opera umana concepì me figlio di Dio. Solo nel mio Fiat poteva concepirmi. Il mio Fiat le comunicò l'immensità, l'infinità, la fecondità in modo divino e perciò potette restare concepito in lei l'immenso, l'eterno, l'infinito. Non appena disse Fiat mihi, non solo si impossessò di me, ma adombrò insieme tutte le creature, tutte le cose create, sentiva tutte le vite delle creature in sé, e da allora incominciò a fare da madre e da regina di tutti. Quanti portenti non contiene questo sì della mia mamma? Se li volessi dire tutti non finiresti mai di sentirli. Ora un secondo sì nel mio volere l'ho chiesto a te, e tu sebbene tremante lo pronunziasti. Ora questo sì nel mio volere avrà i suoi portenti, avrà un compimento divino. Tu seguimi e sprofondati di più nel mare immenso della mia volontà ed io ci penserò a tutto. La mia mamma non pensò come avrei fatto ad incarnarmi in lei, ma disse solo Fiat mihi. Ed io ci pensai al modo come incarnarmi. Così farai. Questi splendidi passi, oltre che a mostrarci la doverosa gratitudine, ci mediteremo abbastanza, dovuta a Dio per aver creato la Divina Maria, e oltre a mostrarci la sua azione feconda, santificante, salvifica nelle anime, nonché la sua immensa grandezza.
dovuta dal suo fiat mihi, che la fa la regina del fiat redimente, la collaboratrice dell'Altissimo, il punto d'incontro tra il fiat supremo e il fiat della creatura. Vedremo che questi scritti, oltre a tutto questo, ci danno anche degli importantissimi spunti di meditazione personale, da mai dimenticare e sempre ricordare. Numero 1. Gesù non è che ha gradito di più l'atto di ringraziamento, di amore, di gratitudine fatto da Luisa per aver creato la creatura più bella, più santa, un portento di grazia, e arricchendola di doni e facendola madre nostra. E tutti questi doni e grazie fluiscono da noi, fluiscono a noi, attraverso di lei come un canale, come diceva San Bernardo, come un acquedotto. Eppure anche chi ascolta questa meditazione, chi fa questa meditazione, ha mai detto a Dio: grazie Signore per aver creato la Divina Maria, grazie per avermela fatta conoscere, grazie per avermi concesso il dono di essere consacrato a lei, grazie per tutto ciò che scende nella mia anima per mezzo di lei, che io non so, che io non vedo, perché quello che fece in questo modo del tutto singolare, peculiare in Luisa, segnare la fronte, scriverle sugli occhi, sulla bocca, sul cuore, sulle mani e sui piedi e poi sigillarlo, che sono operazioni soprannaturali, foriere di grandi grazie, le fa anche con noi. Noi non ce ne accorgiamo, non soltanto non comprendiamo. Ecco, qui Luisa ebbe la grazia di poter ricevere il dono, perché lo è, almeno di sapere che la mediazione di Maria Santissima è efficace. Quello che non le fu concesso è sapere come era efficace e che cosa esattamente procurava alla sua anima questa operazione divina compiuta dalla Madonna, che sa quello che fa. E qui c'è anche il primo, come accennavo, spunto importantissimo di meditazione, no? Noi dobbiamo lasciar fare alla Madonna, credere che ella operi nelle nostre mani e stare completamente abbandonati come un bambino, come un bebè, come un neonato sul seno della madre. Non ha niente di cui preoccuparsi, ci pensa la mamma a dargli il latte quando ha fame, a cambiarlo quando è sporco, a vestirlo, a metterlo a riposare, a prenderlo in braccio. Non è necessario che noi sappiamo. Dal cielo si attengono a questa regola di ordine, di giustizia assoluta, in maniera tassativa, oserei dire. Quando una cosa non è necessaria che si sappia, non la dicono, per nessun motivo. Dal cielo dicono sempre solo ciò che è necessario, perché colui che ha stigmatizzato la parola inutile, di ogni parola inutile sarà chiesto conto ai figli degli uomini, non può, per nessun motivo, concedersi parole inutili, né tantomeno lasciarlo fare alla Divina Maria, solo tanto quanto basta per la nostra crescita ed edificazione. E basta. La curiosità, ecco, con cui noi vorremmo capire, sapere, non è mai soddisfatta da Dio e non è mai cosa buona. La curiosità, altro spunto di meditazione, a Dio non piace, qualunque sia il suo oggetto, massimamente quando si tratti delle operazioni divine, che noi vorremmo curiosare sull'operato di Dio, capire perché lui fa questo e fa quell'altro. Non c'è niente da capire, cioè
C'è una bella canzone che dobbiamo ricordare, che si intitola così: Non c'è niente da capire. C'è da stare abbandonati. Non occorre che noi capiamo, basta che Dio capisce, basta che la Madonna capisce. A noi è chiesto questo abbandono creaturale. L'abbandono è una delle dimensioni assolutamente fondamentali per vivere nella divina volontà. È una disposizione, come dire, portante, ecco, fa parte dei muri portanti, ecco, della casa del Fiat Supremo, assolutamente portanti. Abbandonati. A Napoli dicono sta senza pensieri. Ecco, così vivono i figli del Fiat Supremo. E poi ricordare un'altra cosa, no? Dio sa quello che fa con la nostra anima, anche in un altro senso, che è l'incipite di questo secondo scritto del 25 dicembre. Luisa fa comprendere che aveva passato un tempo di privazione, dove aveva molto sofferto. Ecco, Gesù e la Madonna tornano e fanno questi giochi frequentissimi negli scritti, no? Appare Gesù, poi scompare, e appare la Madonna, poi scompare la Madonna e appare Gesù. Sono operazioni anche queste, guai a chi spara frettolosi e sconsiderati giudizi su queste operazioni. Questi sono giochi d'amore divino, dinanzi ai quali bisogna mettersi in ginocchio e adorarli e rispettarli. In ogni caso, la loro presenza, Luisa dice, ho dimenticato tutto. E qui fanno eco le parole dell'Aureo Libro dell'Imitazione di Cristo, no? Dice, guarda, quando stai in un momento di deserto, di desolazione, non dimenticare quanto stavi bene quando eri consolato e non disperare del fatto che quella situazione tornerà. E così, quando stai consolato, ecco, non ti crogiolare eccessivamente, nel senso non pensare che questa cosa in questo mondo non debba mai avere fine, perché purtroppo così non sarà, perché in questo mondo tutto si alterna e in certi momenti c'è bisogno della croce, c'è bisogno di fare un po' di ginnastica del desiderio, che i nostri amati si ritraggano un po', perché noi possiamo girare e andarli a cercare dappertutto, ecco, con le dolci catene dei desideri infuocati, no? Di loro, a loro graditissimi. Impariamo anche noi a girare al fine di portare a Dio l'immenso grazie, non solo nostro, ma di tutto quanto l'universo e di tutte le creature presenti, passate e future, per il dono della Divina Maria. Voglio prendere al volo ciascun atto di creatura, parola, pensiero, palpito, passo, ed in ciascuno di essi dirti ti amo, ti ringrazio, ti benedico, ti adoro per tutto ciò che hai fatto la mia e tua celeste mamma. Questi giri, ecco, il mese di maggio è un tempo assai propizio per girare nei misteri e nei prodigi fatti da Dio nella Divina Maria, e cominciare a tessere, ecco, florilegi e tappeti divini di ti amo, di ti adoro, di ti ringrazio, ti benedico per tutto ciò che Dio ha operato in lei e in noi per mezzo di lei. Questo sarebbe un ottimo esercizio di santificazione del mese di maggio. Ora, ecco, ci portiamo, ecco, in questo incanto del Fiat Michi. Gesù stesso ci ricorda che se volesse dire tutti i portenti contenuti nel Fiat Michi della sua divina mamma, non finiremmo mai di sentirli.
È la potenza della divina volontà operante nella creatura. Quando quel fiat mihi è pronunciato, ecco, non direbbe l'Apostolo San Giovanni a parole o con la lingua. Ecco. San Giovanni conosceva bene la Madonna, avendo avuto la grazia del tutto singolare di poter vivere con lei fino al termine della sua vita terrena, della vita terrena della Divina Maria fino alla sua assunzione. Quindi conosceva bene. Quando questo fiat è pronunciato non a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità, la divina volontà entra in noi e opera portenti e prodigi. Anche qui c'è questa dimensione, no? Che non è, attenzione, quietismo passivo. La Madonna era attivissima, altro che, non si fermava un istante, ecco, nel suo continuo, ecco, muoversi dentro la divina volontà, fare atti nella divina volontà, fare la divina volontà, compiere tutto nella divina volontà, girare nella divina volontà, rifare gli atti di tutte le creature nella divina volontà, operare, ecco, in ciò che era caratteristico del tempo della vita che stava vivendo nella divina volontà. Da fanciulla come fanciulla, da bambina nel tempio come vergine consacrata, poi come sposa e madre, eccetera, no? Un secondo sì fu chiesto a Luisa, che pronunciò tremante, ecco. Ma io penso che ci sono molti sì che dopo Luisa il Signore chiede. Fiat. Ed è il nostro sì, di coloro che, apprese le conoscenze da cui sappiamo tutto parte, comprese almeno in parte le conoscenze acquisite, fatto discernimento personale e libero nel cuore, chiedendosi cos'è questo regno del Fiat Supremo, cos'è? Niente di nuovo sotto il sole, una nuova spiritualità un po' particolare, un di più nella vita interiore, ecco, un lusso, magari. O è il cuore stesso di Dio, la causa per cui Lui ha tutto creato, e lo strumento attraverso cui tutta la creazione deve tornargli, anche la mia vita. La perla preziosa per cui occorre vendere tutto, il tesoro nascosto per cui non si risparmiano fatiche, ecco, pur di scavare profondo per andarla a ritrovare. Fatto questo discernimento, fatte le debite scelte, chi entra nel Fiat Supremo vive del Fiat Supremo. E anche se non riuscirà a farlo con la perfezione con cui l'ha fatto la Madonna, a meno che non ci sia qualche grazia straordinaria, deve mettersi in testa di non avere più volontà, non può più ragionare con la volontà propria, non lo può fare, non lo deve fare. Deve dimenticare termini come io voglio, non li deve conoscere più. Deve essere completamente resettato, ecco, sincronizzato, connesso, polarizzato con quello che Dio vuole, cercarlo, desiderarlo, imparare a discernerlo, conoscerlo, saperlo riconoscere e muoversi sempre in esso come principio di ogni suo atto. E in questo crescere e crescere e crescere. Entrare nel Fiat Supremo significa aprirsi al vortice, all'onda di un amore immenso, accolto e ricambiato, un amore che non tollera, ecco, divisioni con nessuno. Noi non possiamo amare Dio e altro da Lui, ma possiamo e dobbiamo amare Dio e in Lui,
qualunque altra cosa buona e lecita, fossero anche gli affetti più santi, ma sempre in Lui. Che significa in Lui? Significa come Lui vuole, se Lui vuole, chi Lui vuole, quando Dio vuole, come Dio vuole, perché Lui lo vuole. Possiamo fare un esempio. C'ho la vocazione al matrimonio, bene, io amerò mia moglie con quella sua precisa identità personale, perché è colei che il Signore ha pensato che stesse al mio fianco, che divenisse la madre dei miei figli. Come? Come Cristo ha amato la Chiesa? Quando? Sempre. Come ho promesso, no? Nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, tutti i giorni della mia vita. Sto parlando chiaramente prestando la bocca a uno sposo. E perché? Anche quando diventa antipatica, anche quando mi dà fastidio, per amore di Dio. E in che limiti? Fino a quando Dio me la lascerà accanto. E qualora la volesse riprendere, pronto in qualunque momento a dire il mio fiat, doloroso certamente, ma a dire il mio fiat. Nel rispetto della sua diversità, senza volerne fare un clone di me stesso, pazientando per i suoi difetti, accogliendo, questo è, amare le creature in lui, questo è un esempio, no? Ma si possono fare infinite applicazioni. Attenzione alle parole di Gesù, questo sì nel mio volere avrà i suoi portenti, avrà un compimento divino. Tu seguimi e sprofondati di più nel mare immenso della mia volontà e ci penserò a tutto. Noi non dobbiamo pensare a nient'altro che a fare, conoscere e fare la divina volontà e imparare sempre meglio a vivere, muoverci, operare nella divina volontà. Questo è quello che è necessario. Anche in questo caso, al resto ci pensa lui. Non dobbiamo sapere come, dove, c'è gente che si scervella, io non ho capito che succede, che non succede, entra la divina volontà. Questo è. Niente, ci pensa lui. Gesù dice, la Madonna non ha pensato a come avrei fatto ad incarnarmi in lei. Pensate, no? Sì, adesso c'è lo Spirito Santo, la sua ombra, ma insomma, ma come fa a nascere una creatura, anche se è il figlio di Dio, insomma, in maniera diversa da come nascono gli esseri umani. Non era un problema della Madonna questo. Il problema della Madonna e compito della Madonna era dire fiat sì o no. E lo ha fatto alla grande. Come realizzare questo? È un problema di Dio, non è un problema di Maria. E non è esattamente né Maria doveva insegnarlo al nostro Signore come fare, e né il nostro Signore era tenuto a spiegarlo alla Madonna su come fare. Quindi c'è questa anche bellissima componente, chiamiamola un pochino misterica, no? Che mortifica la nostra ragione, diciamo così. E questa mortificazione è graditissima al Signore. Perché ci basta sapere quello che è necessario. È l'unica nostra occupazione se vogliamo entrare in questo regno radioso e divino. Deve essere pensare a crescere in esso, a radicarci in esso, a togliere dal nostro cuore. Attenzione al termine, non togliere del tutto, togliere dal nostro cuore tutto ciò che ci distoglie da questo, per ritrovare tutto, sempre e solo, nella divina volontà, mai fuori o peggio contro la divina volontà.
Al termine di questa meditazione, Divina Maria, facciamo subito un giro per unire il nostro grande grazie al grazie di Luisa. Divina Volontà, io mi fondo dentro in te, nel tuo atto unico, e attraverso l'immensità del tuo Fiat Supremo scorro dentro, in tutto l'universo, in ogni pianeta, in ogni galassia, in ogni stella, in quella del nostro sistema solare, il Sole, la Luna, la Terra, con tutti coloro che l'hanno abitata nel passato, che l'abitano oggi, nel presente e che l'abiteranno in futuro, dal primo fino all'ultimo uomo che calcherà il suolo di questo pianeta. Entro nella tua creazione, in tutta la tua creazione, nel mondo vegetale, nel mondo animale, nel mondo inanimato della pura materia, in ogni atomo, in ogni cellula, in ogni goccia di mare, in ogni granello di sabbia. Nel tuo Fiat Supremo io metto il mio ti amo in tutte queste cose in cui ho girato. Il mio ti amo, il mio ti adoro, il mio ti benedico, il mio ti ringrazio. E te lo presento come immenso grazie per il dono della Divina Maria e a lei personalmente intendo far arrivare questa pioggia infinita di ti amo perché possa essere ripagata di tutte quante le ingratitudini, gli oltraggi, le irriverenze, le bestemmie che bocche empie, sacrileghe e sataniche osano proferire contro la sua divina incantevole bellezza e che tanto feriscono il suo cuore. Voglia la tua bontà, o Divina Maria, gradire tutto questo, voglia la divina volontà, nella persona del Figlio Gesù, accogliere questo atto a nome di tutte quante le generazioni e unirlo a tutti quelli che Luisa compì e a quelli che ogni figlio del Divino Volere compie, ha compiuto o compirà. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male. Ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.